e non si sono mai amate. L'anno scorso la Nocerina fu una squadra che insomma interruppe un po' la vostra rincorsa ai playoff, fu quella che proprio la interruppe bruscamente e che probabilmente sancì insomma il fatto che il Benevento anche l'anno scorso si dovesse accontentare del sesto posto e quindi non dei playoff. C'è qualche proposito anche di riscatto rispetto a questo, oppure la rivede come una partita normale come le altre? No, normale, comunque di quella squadra non si è rimasto nessuno, quindi non c'è. Ce l'avete voi il match win, noi. Appunto, quindi per noi non è una partita normale come le altre, non deve, perché sappiamo che comunque è una partita speciale per i tifosi e basta. Il fatto che la Nocerina, insomma, quest'anno abbia fatto oggettivamente, abbia allestito una squadra che non è competitiva per le prime posizioni, questa cosa, diciamo, ve la fa affrontare in maniera diversa oppure la concentrazione rimane la stessa? No, rimane di più perché ovviamente con questi ragazzi non hanno niente da perdere, sappiamo che sono retrocessioni, quindi ormai tutte le squadre giocano le partite a viso aperto, quindi non hanno nulla da perdere. Ci fa stare più concentrati perché è una cosa in più, le potremmo sottovalutare, ma ovviamente non dovrebbe essere così. Siete un po' arrabbiati per quello che è successo a Pontedera? Com'è lo stato d'animo in questo momento e come l'affrontate anche psicologicamente questa possibilità, ecco, di riscattarvi? No, siamo arrabbiati, va bene, siamo arrabbiati, ma è un modo giusto, sappiamo che abbiamo commesso degli errori. Bisogna anche riconoscere i meriti agli avversari, nel senso che comunque hanno messo la partita come volevano loro, ci hanno diciamo intasato gli spazi che noi con gli spazi andiamo a nozze, e quindi sono stati anche bravi loro a cedere ancora non a caso, sono i primi in classifica. Questo un po' ce lo dimentichiamo, anche se si chiama Pontedera, è una squadra che ha battuto la Salernitana, quindi è una squadra da prendere con le pizze. Ora vediamo, c'è questa partita qua e dobbiamo riscattarci subito, quello Cioè, il clima è sereno. sì, no, certo, no. Quello, comunque siamo consapevoli che siamo fuori, quello chi ci può togliere questa sicurezza? Nessuno, anche se perdiamo contro l'ultima in classifica, dobbiamo solamente limitare i danni, diciamo, cercare di il nostro avversario possiamo essere solo noi, perché se noi giochiamo da perdere come abbiamo giocato con la Lecce, penso che poche squadre, poche partite perdiamo. Secondo te, perché fuori casa avete qualche difficoltà in più? Al di là del fatto di poter avere un avversario che probabilmente si chiude di più e vi lascia meno spazio, è più aggressivo e quindi non se la gioca a viso aperto, come invece ha fatto il Lecce. Questo potrebbe essere una chiave di lettura, oppure c'è dell'altro. Ci può essere anche un problema di approccio, di mentalità, forse di affrontare le partite con un po' di superficialità rispetto a quella con Lecce che semmai invece li trova magari perché c'era una squadra di fronte che era altamente competitiva. No, guarda, hai detto bene tu, comunque è difficile, si chiudono, è veramente difficile trovare spazio. Sarebbe ideale trovare Mario con subito, però se ci succede il contrario, come c'è stato a Tedera, veramente è difficile contare per una volontà che ci puoi mettere, devi essere anche fortunato in un episodio, in un calcio d'angolo. Cioè, a Tedera comunque siamo stati sfortunati sull'episodio del primo gol, ci può stare. Niente, ora più che altro dobbiamo trovare il modo di non andare mai in svantaggio fuori casa, quello posso diventare un problema, perché per me vedere il punto di Grosseto come si era messa era colato, secondo me, dal mio punto di vista. Poi magari qualcuno l'ha vista come una quasi una sconfitta, però per me pareggiare in trasferta e vincere in casa finirebbe. Quindi tu sei parlato perfettamente inglese. Sì, no, perché io sono per non perdere. Se non, già se non perdi ogni volta metti un punto, metti 3 punti, metti un punto, 3 punti, cammini sempre. Poi quando diciamo c'è la verità, ogni tanto qualche colpo fuori bisogna farlo, però non deve essere la regola. Se la regola vince fuori casa, penso che neanche la Juve riesca a farlo. No, mi fa piacere sentirti dire questo perché sai, è singolare che un giocatore comunque con caratteristiche offensive No, ha comunque questo tipo di pensiero. Io mi adatto, io sono un giocatore di caratteristiche offensive, però ovviamente bisogna vedere la battaglia, ragazzi, se giocano mezzala,
vedo anche mentalmente, capito? Vedo anche comunque tocca, diciamo, tocca difendere, è normale. Poi prima delle spalle oggi guardavo la media dell'Avellino, mi sembra in casa ha fatto 5 gol e ne ha subiti 2. Cioè, se non subisci gol è difficile che. Quindi tutto l'assetto difensivo, non solo la difesa, dico, l'assetto difensivo della squadra dobbiamo migliorare qualcosa, ma cioè, di sicuro non ci preoccupiamo. Senti, le tue condizioni fisiche invece, tu insomma sei stata vittima dello scontro con Dideo dovrebbe essere out, tu ne hai risentito di meno nello scontro, ma comunque hai avuto qualche problemino, oggi come stai? No, ho avuto qualche problemino, però man mano che stavo andando avanti col tempo sta passando, cioè purtroppo ho avuto la peggio guida, mi dispiace, è stato un contrasto di gioco. Però dopo 7 giorni stai già meglio adesso. Sì, no, quello sicuro. Senti, dicevi dopo Lecce eri molto contento della partita che avevi fatto perché ti eri trovato bene con Vacca, poi forse c'è stato, insomma, non è stato altrettanto a Pontedera. In questo ruolo di mezzala, dimmi un po', giornata dopo giornata, come ti senti, come riesci a interagire col reparto avanzato, che poi credo che è la cosa fondamentale per il giocatore che sei. No, io mi sono trovato veramente, forse mi trovo meglio mezz'ala trequartista, perché forse trequartista se hai un po' più gli occhi addosso, diciamo. Invece mezz'ala magari puoi arrivare da dietro, puoi fare giocate che magari gli altri non si aspettano, quindi io mi sono trovato benissimo. Ma anche domenica con Pontedera, prima di prendere il gol, prima che si chiudessero, secondo me erano partiti anzi molto bene. Purtroppo abbiamo avuto il gol, quando erano passati 10 minuti, non so quanto. Quindi è normale che qualcosa in più devi rischiare. Poi giochi un po' anche sull'effetto sorpresa da mezzala, no? Sì, ma come giocano tutti, diciamo, a mezzala ci sono delle mezzali che fanno. Guarda, ovviamente c'erano dei più forti, Marchisi o Bidale. Gente che fa 10 gol al campionato. Io cerco di guardare quelli più forti e guardare come si comportano. Loro soprattutto fanno dei gol a volte che sembrano stupidi, che devono utilizzare la porta, però ci sono sempre. Quindi diciamo che mi sto trovando molto bene. Marco, devo vedere l'oggi se era di nuovo. Mani. Però punti di. Vabbè, diciamo. Sì, spero, comunque lui è un ruolo diverso, lui deve fare le cose, no, non gioca. Quindi sono contento, se lo merita, le parole le spendo per lui che è partito dal basso, dall'eccellenza, ha vinto i campionati e giusto questo premio per lui. No, bellissimo, solo il essere così. Amazing. Ok, grazie.